Ragazzi, come mai stiamo festeggiando così tanto? Perché c'è uno zuzzi? No. Kaboom. Scusa, mi sono perso, scusate ragazzi. Vabbè, ragazzi, niente. Il primo video dell'anno due di TCS. È imbarazzante. Questo perché riprendiamo la nostra normalissima routine. Oggi è mercoledì, oggi è mirrorledì e quindi è giusto così, esattamente da 50.000 anni, noi vi facciamo vedere le stesse identiche cose. TCS per voi dal 1812. 50.000 anni. 50.000 anni, no, beh, noi quando siamo nati in aereo? Nel 2010? Sì. È appena uscito Starcraft. Quindi, siamo noi tre, siamo nati insieme nel 2010. Ha partorito il computer. No, siamo usciti dalle uova come gli Zerg. No, tu sei uscito, io no. Io sono stato teletrasportato. No, io sono uscito da delle uova e allora ragazzi andiamo subito a presentare i due giocatori. Vi facciamo i migliori due auguri. Due pesi massimi della Corea. Anzi, uno è un peso massimo della Corea. L'altro... Partiamo dal basso. È molto leggero, è una viola. Partiamo dal basso, abbiamo Azubu Violet, che è un giocatore coreano incredibilmente forte, ha vinto... Viola Violetta, famoso per il grandissimo replay che noi TCS gli abbiamo dedicato quando l'abbiamo cantato. Esattamente. Famoso per quello. La cantata del gioco della viola, se non l'avete mai visto. Andatelo a vedere perché è fantastico. Anche fantastico, no. Una parola grossa. Anche no, però. Un giocatore veramente forte, ha vinto, se non mi ricordo male, lo Spring Arena dell'MLG, più altri ovviamente a... Scusa, tornei diciamo non minori. Ho una domanda, uno che si chiama Violet ha vinto lo Spring Arena? Sì. Dai, è una truffa. A sua discolpa non credo che le viole sboccino solamente in primavera. Però un fiore, i fiori sboccano in primavera. Invece dall'altra parte abbiamo appunto un peso massimo dei sedicenni. Posso introdurlo io? Vai. Nino, che è un giocatore non che giovane, infatti è tipo 16 anni. Una grande promessa, sì. del sumo, giusto? Del sumo. Però sembra che va anche abbastanza bene con Starcraft 2, perché ragazzi... Anche li mena gli altri sedicenni. O li mangia. Esatto. Perché, cari amici... you funny, I eat you last. Cari amici, il caro Linux, avendo solo 16 anni, ma ha già vinto quasi l'equivalente di $100.000 in premi in denaro. Mi sa anche di più, anche perché ha vinto due se non tre volte l'MLG, è arrivato secondo due o tre volte a degli altri MLG. Quindi è un GSL, fenomeno. Sì, secondo GSL, poi ha inventato lo stile con la doppia Spire, famoso per tutti gli Zerg, poi si chiama proprio build di Linux, quindi veramente un giocatore assurdo, e se pensiamo che ha solo 16 anni ed era un'ex promessa del sumo, mi viene male perché... Andiamo invece a vedere subito che cosa succede in questo bellissimo ZVZ di primo anno. C'è un modo, io vi dico solo questo, se guardi uno ZVZ il primo dell'anno lo guardi anche tutto l'anno. Però oggi non è il primo dell'anno fortunatamente, quindi... Però dipende, perché se guardi uno ZVZ nel canale di TCS dopo Capodanno, guardi uno ZVZ nel canale di TCS dopo Capodanno. Io vorrei farvi notare che grazie Marco per la bellezza di 4 minuti non abbiamo detto assolutamente niente di rilevante. Perché niente è successo! No, non è vero. È uno ZVZ! Non è vero, Lino che ha aperto prima ad Aceri mentre il caro Violet al contrario. Questo vuol dire bello che è finito in questo minutaggio. E questo vuol dire, ragazzi, che ci sarà qualcosa di spettacolare, non tanto di particolare delle build, perché lo sappiamo che gli ZVZ sono praticamente Zergling, Beneling e Blatte per i primi minuti, finché non si switcha poi a Infestro e poi a Brudel, quindi sono così da due anni, saranno così per altri probabilmente 50 Scusa, anni. Non per raccontarlo allora a te allo ZVZ e non dobbiamo commentarlo. E no, perché la cosa bella, quando si incontrano due titani del genere, cioè il titanio della primavera, il titano del sumo, il titano dell'anno. Il titano dell'anno. E non può che succedere qualcosa di epico, soprattutto perché entrambi i giocatori, oltre ad essere molto amati dal pubblico, sono dei giocatori che sanno dare spettacolo quando giocano. Sono entrambi giocatori che vogliono vincere, ma appunto sono bravi in quello che fanno. Quindi sicuramente vedremo una giocata molto molto bella. Allora non vedo l'ora di gustarmi questa giocata, Neri. Ma cosa sta succedendo? Quale pensi che sarà la strategia? L'ha detto prima. Zerging, Bailing, finché non si passa in festa e brutolo. No, ma veramente, veramente. Allora cosa stiamo andando avanti a castarlo? Perché molto probabilmente cominceremo a vedere qualche giocata epica di micro. Invece abbiamo subito una piccola divergenza da parte di Azubu Violet, che decide di fare il più in fretta possibile. Molto molto in fretta, al sesto minuto, una tana. Questa è una cosa che non avviene di solito così in fretta. Di solito un buon tempismo per ricercare la tana e dopo aver dato molto fastidio allo Zerg, oppure aspettare circa il settimo minuto. Infatti vediamo che Linok lo prende proprio intorno a questo minutaggio, soprattutto
Perché i due giocatori praticamente sanno molto poco l'uno dell'altro, anzi in realtà Violet sa un pochino di più, sa che qui ci sono due gas e questo vuol dire che appunto sta andando di Tana, quindi ha un vantaggio molto grosso di scouting in questo momento. Non sarebbe a caso allora che anche il suo avversario si prodighi nello scouting in questo momento? Eh sì, il problema è che gli è stato, ecco guarda infatti il tempo di dirlo, ed è andato appunto a vedere che lì ci sono degli altri due gas, quindi entrambi i giocatori sanno che c'è una Tana in costruzione. Ma attenzione, perché qui c'è una cosa molto rara. E potrebbe essere scautato istantaneamente. Sì, viene scautato istantaneamente. Ma anche lì non si può usare l'altra espansione nel mentre. Infatti, molto strano ragazzi. Solitamente gli ZVZ, lo sappiamo, richiedono la terza con un tempismo molto molto più ritardato. Come mai? Perché? Chissà perché. Come mai invece? Tra l'altro velocissimamente è arrivata anche la fossa di infestazione. Intanto attenzione perché qui abbiamo... attenzione, ho sprecato quel povero Benelin che voleva soltanto uccidere più di due Zergling. Il Beneling-uda. E adesso abbiamo quello che si definisce la danza del Beneling e dello Zergling. Quindi cioè incominciamo a vedere gli avanti e indietro. Due Zergling su un Beneling su quattro Zergling. Cominciamo a cantare quelli adesso. Dicendo, Il Beneling si mosse ovunque. E ragazzi, cosa è molto importante da sottolineare? Come mai di solito non ci si prende una terza così rapidamente? È molto molto azzardato farlo. Però se abbiamo aperto come Linux molto molto velocemente ad Infestor e ovviamente siamo dotati della micro di Linux, scusate, di Violet, saremo in grado di difendere la nostra terza espansione senza eccessivi problemi. Occhio alla fase di infestazione, Neri! Sì, la fase di infestazione è scesa da parte di entrambi i giocatori. E intanto attenzione perché proprio mentre stavo osannando Violet, qui la terza è rimasta un po' in difesa. Aggiungo ragazzi che mentre Linux rosicchia la terza di Violet, quella di Linux è al momento completamente difesa. In poche parole, ora come ora, il vantaggio che si è assicurato Linux è veramente molto importante. Anche perché si è combattuto all'interno della base del rosso. E la cosa lungo andare potrebbe veramente avere una valenza. Ma soprattutto Violet non ha più saldi la terza. Probabilmente lo andrà a controllare, infatti guardate, proprio a momento. Perché ha bisogno giustamente di non rimanere assolutamente indietro. Cercherà in tutti i modi di cercare di fare un po' di danno. Il problema è che adesso gli Zergling per Lino che sono semplicemente troppi e quindi dovrà ritirarsi finché non farà magari un po' di Beneling o proverà a switchare a Blatt. Vedo che già c'è la ricerca degli Infestor. Attenzione, cioè, adesso, in effetti è veramente un mirror match. Basta guardare anche la linea di produzione. L'unica divergenza veramente importante è appunto la presenza di Blatt all'interno del contingente di Violet. Attenzione perché qui ci sono due Benelin che quando usciranno potrebbero fare abbastanza danni ed arrivano già le prime Blatt. E quindi non c'è più niente da fare né per i Benelin. Esattamente. Intanto qui in basso, attenzione, vediamo due Benelin pronti ad arrivare a fare un po' di fastidio. Però non ci sono. In quel caso non è quasi più conveniente esplodere lì. Attenzione! Infatti, però il problema è che contro la regina non fanno assolutissimamente niente. Qua intanto attenzione, nella base. Macro acceri nella base. Giustamente va in onda un macro acceri perché è una cosa molto importante. Infatti se vediamo che le risorse si stanno accumulando è il saper spendere queste risorse. Intanto attenzione. Le risorse di Linico avanza. In più ricordo ragazzi che ora come ora il terzo vivaio prodotto dal caro amico Violet ha veramente poca vita e basta un niente per buttarlo definitivamente giù. Guardate qui infatti. E infatti è molto difeso proprio per questo giustamente, motivo. Giustamente ci sono gli Infestor, infatti se ne andrà molto probabilmente, ma attenzione perché abbiamo un piccolo rambai delle blatterie che vanno tranquillamente dentro. Attenzione. Occhio Pelino che sopra bloccato per un lungo periodo. Sì, gli è riuscita a distruggere con la regina il custode che era lì sopra, è riuscita a respingere lì in alto, lì nella terza base la. Occhio perché lo sta lurrando proprio attenzione, potrebbe essere una brutta ragazzi, perdita. Ragazzi, esalto la grandissima giocata di Violet che ha previsto un rambai con gli Infestor, magari anche sotterrati, e ha prodotto proprio in maniera cautelativa un sorno in custode, così facendo ha limitato anche un possibile Aras con i Terran infestati. Lo vediamo anche dalla parte opposta, la parte di Linok. Ma attenzione perché intanto qui continua a essere diciamo in onda l'attacco, ci sono gli Infestor Terra, però non riusciranno forse riassumare. Veramente si salva quell'acceri con 100 di vita e adesso siamo finalmente in una situazione un po' di stallo. Vengono ricercati i potenziamenti, il più uno per armi e difese, soprattutto la velocità per le blatte. E tra poco potremo vedere forse un attacco. Attenzione perché ora come ora ragazzi lo Psy è praticamente equivalente. Però io ho notato una cosa, Linux è dannatamente più offensivo rispetto a Violet. È perché non se lo può permettere mai. Sì, infatti guardiamo anche la conta dell'esercito è veramente più alta. Guarda, 20 blatte e 7 Infestor da parte di Linux, mentre dall'altra parte molto di meno. Infatti
Inoltre, ragazzi, c'è da sottolineare che Lino, che è ovviamente un giocatore molto più esperto in confronto di Violet, nonostante Violet sia un giocatore espertissimo a sua volta, e quindi sa, diciamo, condurre la partita. Ma guardate che tempismo che hanno i due giocatori, si sono presi, scusate, praticamente quasi contemporaneamente la quarta espansione, e che servirà soprattutto ovviamente come deposito di gas e di larve. Ed è raro negli ZVZ Cavernari vedere quattro espansioni, lasciamelo dire. No, infatti, soprattutto perché adesso siamo in quel periodo di stallo in cui bisogna cercare di capire la tech, cercare di capire come posso danneggiare il mio avversario. Sbaglio a dire che in questo tipo di ingaggi la differenza la fanno gli infestor come vengono usati. Lo fanno gli infestor come vengono usati, ma soprattutto la scelta giustissima di Violet, cioè quella di farsi l'antro delle idralische. Cari ragazzi, un buonissimo DPS per... Decisamente il DPS delle idralische è decisamente attenzione, alto. Oh, ecco che inizia il lancio delle palline. Esatto, in questo momento ricordatevi che non ci sono quanti terreni infestati, una cosa dominante. Ma sono attenzione, tutti di Lino che questi, attenzione, perché hanno fatto un macello, guardate, ha perso anche qualche infesto. Cioè è bastato niente, ragazzi, per trasformare un esercito da grande DPS in un esercito da DPS infinito. E attenzione, magnifico, perché questa base non può fare altro che cadere se viene targettata, in quanto qui continuano a cadere delle blatte. Ma attenzione, perché ci sono due infestor rintanati che però verranno immediatamente scautati. Ma questa scelta di non fare i fungal e utilizzare i terreni infestati, come l'hai vista? Attenzione, è molto strana, però il problema è che quando li hai così indietro hai bisogno in fretta di sfoltire l'esercito avversario, e quindi cerchi, e come abbiamo visto si è rivelato essere la scelta giusta, sì. Cerchi di attaccare appunto l'esercito e non gli infestor stessi. Occhio che ha macchiato bene. Brutto colpo questo. Forse lo gioca così la partita. Quello poteva fare molto male, due tra l'altro morti contemporaneamente. Erano carichi, io aggiungo, ragazzi. Erano carichi, potevano fare la differenza, ma attenzione perché a momenti dovrebbero scendere. Se già non ci sono, andiamo a controllare. No, non ancora. Però guarda un po', guarda l'upside, 180-133, la partita penso sia proprio finita. Sì, guardate. L'armata di Linux come ora è dominante. Decisamente. Di nuovo gli interni infestati, capisci adesso Antrolla a cosa servono? Sì. E proprio a dare numero, in questo modo le blatte sprecano i loro colpi sugli interni infestati e nonostante siano più due di attacco non riescono a sopraffare un numero più limitato di blatte. E non solo, guardate come Linok subito dopo aver lanciato i terreni infestati si ritira immediatamente con i suoi infestor che tornano immediatamente in base. Io aggiungo una cosa, non solo fanno numero, fanno anche male, hanno un DPS altissimo. Non per niente nella beta gli vengono tolti i potenziamenti che gli vengono conferiti dalla camera evolutiva, proprio anche per bilanciare lo ZVZ. GG meritato. Che dire, ragazzi, come primo replay dell'anno è una partita, diciamo, notevole, ne abbiamo viste sicuramente di più intensive, ma abbiamo imparato una cosa molto importante, quindi chi impara il primo dell'anno impara tutto l'anno. Ma visto che oggi non è il primo dell'anno, dimenticatevi quello che avete appena fatto. E allora, ragazzi, noi speriamo che questa partita vi sia piaciuta. Io lo so che vi faccio vedere nello scontro, sono sicuro che ci sia qualcosa che sta andando in pappa. Eccola qua. E i miei cari ragazzi, vi ricordiamo appunto, un'info blatta. Vi ricordiamo che siamo effettivamente nel 2013. Qui c'è una blatta che chissà sta che vomitando. Ha bevuto troppo ieri sera, effettivamente capodanno. Avrà festeggiato anche lei. E buon anno a tutti quelli che ci seguono, buon anno a quelli che non ci seguono, se un po' minore. Quelli che non ci seguono non gli passiamo il buon anno, vaffanculo. A chi non ci segue, già le cose, basta. E ragazzuoli, grazie per questi anni, due anni passati insieme, possano essere lunghi e prosperosi come i seni della mamma di Marca Bruno. E detto questo, ragazzuoli, noi vi salutiamo. Aspetta, cosa hai detto? Non hai tette grosse a nome di Marca Bruno? Io non... E loro non lo sanno. All'inizio! Ciao ragazzuoli.